D'accordo? Ma per quanto riguarda il carbone, se ci soffermiamo all'Italia, la quantità di elettricità che noi possiamo produrre dal carbone è piuttosto limitata. Abbiamo circa 7.000 megawatt. Tenete presente che la domanda di punta media in una giornata lavorativa sta tra i 45.000 e i 50.000 megawatt, quindi è comunque una frazione piccola. In ogni caso, l'obiettivo che mi sembra che anche Enel abbia ribadito è quello di chiudere le centrali di carbone entro il 2025, perché noi passiamo da una crisi all'altra, che è quella da quella pandemica a quella della guerra. Ma la crisi energetica rimane, la crisi climatica rimane e questa già ha un danno economico sulle nostre economie, sulle nostre imprese, che è tangibile. E quindi noi sappiamo già oggi che costa molti più soldi rovinare il mondo che cercare di salvarlo cambiando il sistema energetico. Quindi misure tampone possono essere accettabili sui tempi brevi, ma sui tempi lunghi noi dal carbone dobbiamo uscire. Poi per quanto riguarda il nucleare, se le rinnovabili sono bloccate, figuriamoci il nucleare in Italia. In Italia noi abbiamo chiuso la filiera nucleare 30 anni fa, per farla ripartire occorrono almeno 2 decenni per avere, diciamo, dal momento in cui si decide di ripartire, ad avere una centrale funzionante, ma noi questo problema che abbiamo oggi, che tocca la carne degli imprenditori e dei cittadini, lo dobbiamo risolvere nei prossimi mesi e certamente il nucleare è l'ultima soluzione praticabile. Quindi cerchiamo di rimanere coi piedi per terra e vediamo quello che si può fare. E purtroppo nel breve termine quello che si può fare è quello che ha detto anche finalmente l'Agenzia Internazionale per l'Energia, ed è risparmiare energia, ed è l'unica cosa che possiamo fare istantanea. Quindi l'ottimizzazione dei consumi nelle aziende sicuramente c'è già, si può fare qualcosa in più. Noi possiamo risparmiare molto nel residenziale. Il residenziale in Italia consuma 20-25 miliardi di metri cubi, quindi è una fetta importante. Quindi dobbiamo imparare tutti quanti a essere più sobri. È sufficiente farsi una doccia di 3 minuti piuttosto che di 10. Può sembrare una cosa banale, ma fatta ogni giorno da milioni e milioni di persone, comporta dei risparmi importanti. Noi possiamo tagliare del 10% il consumo di gas facendo operazioni di questo tipo. E il 10% sono circa 7-8 miliardi di metri cubi, dalla Russia ne importiamo 30, quindi cominciamo a parlare di numeri importanti. Queste sono le cose che possiamo fare subito. Poi, naturalmente, abbiamo anche i famosi 30 miliardi che noi utilizziamo da bruciare per produrre elettricità, e questo oggettivamente ce la siamo andati a cercare, perché l'Italia nel 2011 installava 10 gigawatt di rinnovabili e dopodiché è stato fermato tutto e sono 10 anni che siamo inchiodati. Se noi fossimo andati avanti con quel passo, oggi i nostri problemi di approvvigionamento di gas sarebbero assolutamente gestibili, perché non avremmo 30 miliardi, che è esattamente tra l'altro la quota che importiamo dalla Russia, utilizzata per produrre elettricità. Quindi noi dobbiamo muoverci verso la transizione. Non abbiamo altre sorgenti di energia in Europa, non le Esatto. abbiamo, non le Questo abbiamo. che ha detto Armaroli è molto importante, ci torniamo dopo la pubblicità, perché sarà anche economia di guerra, che è una parola che ci spaventa, o forse però è anche responsabilizzazione. Davvero guardate che se ognuno di noi può contribuire e lo può fare, forse questo, diciamo così, il governo lo dovrebbe dire più apertamente, altrimenti non c'è altra soluzione che passare dalla dipendenza da un paese a un altro paese, perché come diceva Armaroli, tutto il resto prevede dei tempi lunghissimi, quindi o ci mettiamo in testa che ognuno di noi può fare la propria parte e nell'immediato possiamo accantonare energia, oppure appunto ce la stiamo un po' raccontando, ma ci torniamo dopo la pubblicità.